Un saluto amici della rete. Girano dei video di personaggi che, mettendosi la mascherina con un saturimetro, dimostrano che quasi immediatamente iniziano a desaturare, ossia la loro saturazione di ossigeno nel sangue, sciolto nel sangue, inizia a scendere. Vediamo se è vero. Prendiamo un saturimetro, lo accendiamo. Ce lo mettiamo al dito. Vediamo quant'è attualmente la mia saturazione. Eccola qui, 99% in aria ambiente. 98-99. Allora, vediamo se è vero. Se è vera questa cosa. Mettiamoci una mascherina chirurgica. Eccola qui. Adesso cercherò di mettermela con il saturimetro al dito. Eccoci qui. Chiudiamola per bene. Ecco qui. Sto desaturando. 98%. 99%. Ai, sto risalendo. Eppure l'ho chiusa bene. Com'è che non desaturo io? Me la metto meglio, magari sta un po' storta. 98, dai, forse dalla parte opposta. Aspetta, ecco, così. 98, c'è 99. Facciamo una cosa. Complichiamoci la vita. Sopra alla mascherina chirurgica ci mettiamo una bella FFP2 senza valvola. Eccoci qua. Dobbiamo proprio soffocarci, cioè non una, ma due mascherine. La morte è vicina. Ma non sembra. Questa saturazione non scende, com'è che gli altri scendono? In quegli altri video che ho visto. La gente desatura. Io no. Ma secondo me il consiglio che posso dare ad alcuni signori è che quando fanno questi video di respirare poi sotto la mascherina. Oppure non lo so, di farsi vedere da un medico bravo perché non è normale, come vedete. Boh, potremmo anche stare qui un po', ma no, chiudiamocela meglio. Ma mi sembra che le cose non cambino. Non lo so. Io non riesco a desaturare con una mascherina. Neanche con due. Devo mettere una terza sopra. Non lo so, ma io direi che con la mascherina si respira sufficientemente bene. Un po' di fastidio, certo, ma sicuramente non dà nessun problema a livello fisico e perlomeno il saturimetro non si muove da come era quando ero senza mascherine. Non lo so, traete voi le vostre conclusioni. Un saluto, amici della rete.